La Land Art più lunga delle Marche è giunta alla terza edizione. A Sant'Anna del Furlo, l'associazione La Casa degli Artisti ha organizzato passeggiate d'arte, incontri, convegni e mostre. Tra gli oltre 50 artisti, Walter Zuccarini, da Chieti, che partecipa per la seconda volta alla manifestazione con un'opera ispirata ai cerchi nel grano. Penso che l'arte debba uscire da luoghi come musei, gallerie, ma entrare in mezzo alla natura, alla gente, in mezzo alla società. Io considero i musei e le gallerie come delle carceri per l'arte. Credo che il nuovo mondo ci richieda di manifestarci alla luce del sole. Sto lavorando in questa direzione anche con la Casa per le Arti, di cui sono esponente, dalle mie parti a Chieti, in Abruzzo, e lavoriamo su questa direzione. La Land Art credo che sia una forma nuova di presentarci al mondo. Quest'anno abbiamo realizzato un dialogo fra terra e cielo. Ci siamo ispirati a un cerchio nel grano apparso 2 anni fa in Inghilterra, e abbiamo voluto dare un tentativo di risposta, diciamo, al cielo. Infatti l'abbiamo intitolata Dalla terra al cielo, un dialogo dalla terra al cielo, evidenziando degli aspetti particolari, che c'è sempre un'unione tra la terra e il cielo, quindi questo collegamento col divino attraverso le tre facoltà dell'anima, dove si evidenziano le tre linee espresse nel disegno, nella scrittura magica, attraverso il pensare, il sentire e il volere, cercando di ritornare all'unità attraverso la foglia d'oro, la pietra in foglia d'oro che è messa al centro del cosmo, dell'universo, che è l'incorruttibilità, rappresenta l'incorruttibilità.